Prima della consulenza specialistica, Francesco ci ha aiutato inviandoci del materiale sia video che una guida che ci illustrava quali potevano essere i rischi e i pericoli andando incontro comunque all'organizzazione di un matrimonio, dato che noi, giustamente essendo Essendo la prima volta, ed essere l'ultima, sicuramente. ci ha aiutato guidandoci in questa esperienza. E soprattutto ci ha inviato una guida e non il classico preventivo con Che tutti la quanti lista inviano. delle cose, ma ci ha voluto Conoscere, conoscere inviandoci anche un questionario che è stata la base poi per la nostra consulenza, consulenza, in quanto esatto. lui attraverso quel questionario ha preparato la consulenza proprio in base a A noi. noi e non a una data qualunque, a persone qualunque, ma proprio impostato su di noi. E ci ha voluto conoscere Ovviamente se, sì. e se noi eravamo anche la coppia giusta, Certo, se se. quello che lui dà è proprio quello che noi desideriamo, quindi stare sulla stessa linea d'onda. La consulenza specialistica ci ha aiutato a vivere in anteprima la giornata del nostro matrimonio attraverso una regia artistica che ci ha fatto vivere Fatto vedere bellissime emozioni. ogni singolo momento, emozionandoci anche in quanto ci siamo immaginati già là lì Beh, presenti essendo sposi nel del 2020. 2020, quindi ci siamo già immedesimati in quella giornata e soprattutto è stata basata sulle risposte che noi abbiamo dato al questionario, per cui in base ai nostri gusti, ai nostri desideri, a quello che vorremmo che fosse quella data. Siamo immedesimati, guardando quei video siamo immedesimati, Sì, e ci ha aiutato a è stata scegliere tutto quello emozionante, che noi vogliamo quel giorno lì. Inoltre la consulenza specialistica ci ha aiutato ad avere la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta e soprattutto se eravamo noi la scelta giusta per Francesco, dato che Francesco lavora generalmente dalle 20 alle 30 coppie quindi potevamo l'anno, essere tranquillamente esclusi perché non eravamo la la coppia coppia giusta. giusta. E siamo andati via con un senso di sicurezza e di Tranquillità. tranquillità. E nonostante un'ora e mezza di viaggio di ritorno, perché veniamo da Sulmona, siamo tornati a casa ancora con l'emozione addosso E con la voglia di viverlo, no? Quel giorno. ovviamente sì, non vediamo l'ora che arrivi quel giorno E e goderci la nostra festa. sì.